Ci siamo occupati a lungo della vicenda del piccolo Tommaso, il bambino che è deceduto improvvisamente mentre si trovava a scuola all'Olivetti. Era un bambino cardiopatico e purtroppo è deceduto a causa di un malore che l'ha colto improvviso. Ebbene, oggi siamo qui nella fase conclusiva. È stato appena celebrato il suo funerale nella chiesa di San Cristoforo. Ha officiato il vescovo Andrea Andreozzi insieme al parroco Don Mauro Bargnesi. La chiesa colma di gente, tanti gli amici, ovviamente c'erano anche i genitori, i parenti, ma soprattutto c'erano i compagni di scuola che ancora una volta hanno voluto rinnovare il loro cordoglio leggendo le parole cariche di emozione che avevano pronunciato anche ieri in una cerimonia che si era svolta nel cortile della scuola. Ma soprattutto toccante è stato il ricordo della mamma che ha avuto il coraggio, la forza di parlare all'assemblea della chiesa e ha ricordato la vita breve di Tommaso, una vita carica di dolore perché quando è stata scoperta la malattia il bambino non ha potuto condurre una vita normale come tutti gli altri bambini. Ha dovuto rinunciare allo sport, ai divertimenti, alle passeggiate e quando riusciva ad avere una piccola soddisfazione, per lui era una grande soddisfazione. La mamma ha ricordato diversi momenti, quando ha superato l'esame di terza media alla scuola Nuti, una prova veramente importante per un bambino che con una emozione poteva avere delle ripercussioni importanti. E poi le vacanze. Per la prima volta ha potuto così andare in vacanza insieme alla mamma e fare delle passeggiate, andare in teleferica, insomma per lui era un evento eccezionale. Ha ricordato anche il recente incontro in parrocchia. Tommy si stava preparando per la cresima e quindi c'era questo incontro molto toccante con tutti i genitori. Infine ha ricordato l'amore per la nonna che è deceduta alcuni giorni fa. Anche questo un lutto che è pesato alquanto sulla famiglia Pierangeli. La nonna era molto legata al bambino come il bambino alla nonna. E beh, è stato tutto un susseguirsi di sentimenti, di emozioni che ha coinvolto tutta l'assemblea. Ed ora vediamo come il piccolo Tommaso viene caricato sull'auto che lo porterà alla sua ultima dimora. Ma una dimora che tutti dicono è in cielo, perché in questo momento Tommaso è un angelo, insieme alla nonna che veglia i suoi amici, i suoi genitori da lassù.